Ciao a tutti, benvenuti alla nostra videovisita. Oggi andiamo in città, siamo a Ravenna, diamoci un tono e tra poco vi dico anche dove, ma prima voglio fare una cosa, prima voglio ringraziare 4.399 persone che hanno visto il nostro post su Facebook, il mercato immobiliare si riprenderà. E poi 1.399 persone che hanno visto il nostro ultimo post sempre su Facebook. Non che l'altro fosse molto più vecchio, è stato postato circa un mese fa. Quindi se vi ringrazio tutti uno per uno, ho fatto i conti, ci metto un mese, un grazie cumulativo a tutti quanti, siete tanti, grazie. Seconda cosa, oggi voglio rispondere a una domanda che ci fanno spesso e mi sembra il momento giusto proprio perché siamo a Ravenna e ci chiedono, ma come fate voi da Alfonsine a vendere a Ravenna? Noi non siamo solo da Alfonsine, abbiamo l'agenzia anche a Mezzano e nell'ultimo anno abbiamo venduto tranquillamente immobili a Fusignano, ne abbiamo venduto a Lugo, abbiamo venduto a Ravenna, abbiamo venduto a Marina Romea. Non ci sono grossi problemi perché noi abbiamo un piano di marketing personalizzato per un immobile che viene sviluppato su una piattaforma multimediale che utilizza Facebook, Instagram, YouTube, 13 siti immobiliari italiani, i più famosi, casa.it, immobiliare.it, Idealista, il nostro sito Agenzia Contarini e poi tante altre iniziative che vi posso spiegare se ci troviamo, ci possiamo trovare in ufficio da noi o a casa vostra. Contattateci in sicurezza perché noi lavoriamo in telelavoro, Skype, WhatsApp, videochiamata, chiamate vocali, email, non ci sono problemi. Bene, passiamo subito ora all'immobile che vi voglio presentare in videovisita, che è l'appartamento silenzioso. Siamo a Ravenna in via Mercatelli. Questa è via Mercatelli. Adesso per un po' di tempo ci lasciano qui, siamo d'accordo, io posso fare la mia presentazione. Via Mercatelli è vicino a via Cesarea. E siccome noi abbiamo anche sviluppato un metodo, abbiamo un'app che ci dice i servizi più vicini agli immobili che vi presentiamo, adesso vi faccio vedere bene dove ci troviamo. L'appartamento silenzioso è a un minuto dal centro commerciale Gallery. Dall'appartamento silenzioso puoi andare in stazione. Ci sono 2,7 km in 5 minuti se in stazione. L'appartamento silenzioso è a 3 minuti dai giardini pubblici di via Roma. L'appartamento silenzioso è a 4 minuti dall'ospedale. Benissimo, spero la nostra applicazione sia chiara e che vi faccia capire bene dove si trova via Luigi Mercatelli. Andiamo adesso nell'immobile che è in una bella palazzina al civico 11 di via Luigi Mercatelli, quarto piano, un bel appartamento all'ultimo piano. Ecco il perché l'abbiamo chiamato l'appartamento silenzioso, nessuno che ci cammina sulla testa, protetto quindi da rumori molesti, dotato ovviamente di ascensore. Vediamo gli esterni. Questa è la facciata della palazzina. È una bella palazzina costruita nel 1963. La zona verde è contenuta, così le spese condominiali sono moderate. Questo è l'appartamento silenzioso con il suo bel balcone panoramico. Questi sono i garage. L'ultimo di destra è venduto insieme all'appartamento ed è compreso nel prezzo. Vi facciamo notare la presenza del cancello carrabile proprio davanti alla porta basculante e la completa pavimentazione della corte davanti agli ingressi dei garage. Ecco la nostra palazzina, quindi visti gli esterni vi accompagno, saliamo con l'ascensore e andiamo a vedere un po' gli interni. Benvenuti! Questo è l'ingresso del nostro appartamento.
È ampio e ci conduce alla zona giorno, formata da cucina e soggiorno, e alla zona notte, formata da bagno e due camere da letto. Entriamo nel soggiorno. È ampio, ha finestra e portafinestra. La portafinestra porta nel balcone panoramico. La presenza di un doppio infisso garantisce molta luminosità a questo bel soggiorno. Vi accompagno ora nella zona notte. È formata da una camera singola di ampie dimensioni. Contiene tranquillamente letto, armadio e scrivania. Anche la camera da letto matrimoniale è generosa nelle dimensioni. Può contenere il letto matrimoniale, l'armadio, i comodini tranquillamente. La caratteristica delle abitazioni di quest'epoca è proprio una buona abitabilità interna, che poi si è andata via via perdendo nelle costruzioni moderne. Questo è il nostro balcone, che abbiamo già visto nelle riprese esterne. Al piano terra, comodo, troviamo il nostro garage. Può essere utilizzato per l'auto, oppure può diventare il nostro ripostiglio magazzino. Spero che vi sia piaciuta la videovisita. Vi ricordo che questa videovisita, come tutte quelle dei nostri immobili, le trovate sulla nostra pagina Facebook, Agenzia Contarini, sul nostro profilo Instagram, Agenzia Contarini, e sul nostro canale YouTube, Agenzia Contarini. Su YouTube potete tranquillamente fare la ricerca Agenzia Contarini, vi compare il nostro logo tondo verde, se cliccate lì andate direttamente sul nostro canale, dove ci sono tutti quanti i nostri video. Il primo l'abbiamo fatto 6 anni fa. Beh, siamo stati precursori. Ciao, ciao a tutti!